Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori e benvenuti ad una nuova puntata di Ingiustizia. Oggi parliamo del sistema carcerario, affronteremo le, cri le criticità e le emergenze e poi eh, daremo uno sguardo anche alla funzione erudicativa della pena. Io vado a presentarvi subito i miei ospiti, parto dal dottor Matteo Soave, magistrato di sorveglianza. Buonasera, Buonasera e benvenuto. A voi. Grazie L'avvocato Gaetano Sassanelli, presidente della Camera Penale, benvenuto anche a lei. Buonasera a tutti voi. E il dottor Pietro Rossi, garante dei diritti dei detenuti. Buonasera e benvenuto. Buonasera, ragazzi. Allora partiamo subito da un'analisi della situazione del carcere oggi. E parto subito dal uh, dottor Soave, magistrato di sorveglianza. Siamo uh, ben lontani da quell'emergenza del 2012 che assegnava la maglia nera a Bari come uh, per il numero di uh, detenuti all'interno del carcere. Insomma, un sovraffollamento che si aggirava intorno a 800 persone ospitate a fronte di una capienza di 3. 360 persone o 10 persone stipate in celle pensate per quattro, un'emergenza che appartiene ormai al passato? Sì, eh, diciamo che grazie a una serie di eh, interventi normativi anche di natura emergenziale, mh, basti pensare alla detenzione domiciliare per le pene inferiori ai 18 mesi o anche quella più recente, la liberazione anticipata speciale dei giorni 75, si è insomma, cercato di porre riparo a un problema <coughs> effettivamente che era diventato eh, drammatico eh, anche alla luce diciamo, di quelle che poi sono state le pronunce della, insomma, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e oggi effettivamente siamo in una situazione appunto, di, diciamo, di quasi normalità in cui eh, il rapporto diciamo, popolazione eh, detenuta e spazi detentivi è diciamo, sostanzialmente rientrato eh, nel, diciamo, nell'ambito del, del parametro eh, stabilito dalla Corte Europea di 3 metri quadri mm -hmm per ogni detenuto. Sì. Avvocato eh, Sassanelli, si può pensare adesso a Bari come un modello di carcere? No, un modello mi pare una parola un po'... Troppo forte per la situazione carceraria, perché poi non è solo un problema di metri quadri, è un problema anche di servizi. Io sono stato testimone diretto perché ho fatto una ispezione all'interno del carcere, quindi ho visto proprio, ho visitato le celle, ho visitato gli spazi a disposizione per la risocializzazione e francamente eh, ricordo quello che era una specie di campo. Dove dovevano fare delle attività sportive con delle colonne in mezzo sul, sul cemento, insomma è una parola un po' troppo grossa. Che si sia alleggerita uh, il numero della popolazione carceraria, questo è sicuramente un dato di fatto. Ci siamo arrivati con, secondo me, con forte ritardo perché gli strumenti probabilmente c'erano anche prima uh, per poter alleggerire un po' il peso della uh, detenzione carceraria. Però, Va detto, va ricordato, che ci siamo arrivati solo per una ragione, mm. perché da lontano ci è arrivato questo messaggio quasi obbligato dall'Europa, perché altrimenti con le nostre forze probabilmente non ci saremmo arrivati e avremmo mantenuto quella condizione assolutamente incivile che invece c'era prima. Un sovraffollamento, eh, dottor Rossi, che si traduce ovviamente in condizioni disumane in cui i carcerati scontano la loro pena. Sì, la disumanità, come diceva... L'avvocato Sassanelli diciamo, è insita della maniera di concepire l'esecuzione della pena. Nella misura in cui non, diciamo, non riusciamo a trovare un'alternativa eh, forte mm -hmm. alla esecuzione di pena in, eh, con la privazione della libertà in un istituto, in un'istituzione tipica come il carcere, chiaramente è tutto estremamente difficile perché bisogna mettere in relazione ogni tipo di iniziativa con... la prevalente interesse di proteggere la comunità sociale da persone che si presumono essere pericolose. Credo che siamo diciamo, alla vigilia di una eh, anche ulteriore innovazione per eh, pene più basse. Eh, perché tra poco verrà interpellata la comunità territoriale a farsi carico di persone diciamo, sulla cui pericolosità eh, si può stare un po' più tranquilli mm -hmm. e su cui prevarrebbe la prospettiva del reinserimento dell sociale, eh, probabilmente avanzando nella soglia di qualcosa, insomma, rispetto ai tempi. Quel che è certo è che il carcere oggi è una dimensione sicuramente più aperta rispetto a prima, ma avremo modo di parlarne durante il corso della nostra trasmissione, però andiamo a vedere subito eh, una scheda che riassume un po' eh, i numeri e fa anche una classifica delle regioni con riferimento alla popolazione eh, carceraria. Eh, sentiamo questa scheda realizzata da Cristina Ferrigni. In una regione italiana su due, le carceri continuano a non garantire ai detenuti lo spazio minimo di vivibilità previsto dalla legge. 3 metri quadri per singolo detenuto. Lo confermano i dati forniti dallo stesso Ministero della Giustizia relativi alla situazione carceraria al 31 dicembre 2015. Seppur con una leggera flessione rispetto all'anno precedente, il tasso complessivo di sovraffollamento si attesta al 105%, con 52.164 detenuti a fronte di 49.592 posti disponibili. Soltanto in 9 regioni su 20 il numero di persone incarcerate risulta inferiore alla capienza regolamentare Tare degli istituti penitenziari, la maglia nera va alla Puglia. 3.079 detenuti a dispetto di 2.364 posti disponibili, seguita da Friuli-Venezia-Giulia, la seconda regione più sovraffollata, Lombardia e Veneto. Nel penitenziario di Bari, sempre stando ai dati ufficiali del Ministero della Giustizia, si contano 355 detenuti, di cui 64 stranieri, 54 in più rispetto alla capienza regolamentare. Un dato contenuto, ma altrettanto degno di attenzione. Ad aggravare il triste quadro sul sovraffollamento delle carceri italiane, contribuisce non solo la presenza massima, massiccia di detenuti stranieri che rappresentano circa il 33% del totale, ma soprattutto il numero delle persone incarcerate in via cautelare, molte ancora in attesa della sentenza di primo grado. Nei penitenziari pugliesi se ne contano 549 tra italiani e stranieri. Il sovrannumero dei detenuti nelle carceri è soltanto uno degli aspetti che merita l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. I recenti fatti di cronaca accendono i riflettori sul sistema sicurezza. Negli ultimi due anni, stando ai numeri del Dipartimento Amministrazione e Penitenziaria, i crimini consumati tra le mura delle prigioni sono pressoché raddoppiati. Devastazione all'interno delle celle, atti vandalici e risse sono all'ordine del giorno. Anche a Bari è altissima l'attenzione. Poche settimane fa, lo scontro violento tra un gruppo di detenuti affiliati ad un clan mafioso cittadino nel cortile del penitenziario sull'episodio sono in corso le indagini della direzione distrettuale antimafia. Abbiamo visto come questa scheda offre diversi spunti di discussione. Io partirei subito da Dottor Rossi per giustificare insomma, questa statistica negativa che dà consegna alla Puglia la maglia nera in Italia per sovraffollamento. Da cosa dipende secondo lei? No, gli analisti dicono che c'è un contesto, mh, come possiamo dire, criminogenetico di suo. Mm -hmm. Beh, noi abbiamo sicuramente mh, diciamo, una forte presenza di persone che commettono reati qui. Poi la contiguità rispetto a mh, eh, altre regioni particolarmente complicate, come la Campania, la Calabria e la Sicilia comporta anche che per ragioni di eh, diciamo esigenze amministrative e anche di giustizia mm -hmm. di doverli comunque tenere i cosiddetti distanti da, dal contesto e quindi in quelle situazioni in cui non si può rispettare la cosiddetta territorialità arrivino qui, questo, questo è quello che dicono gli analisti, in realtà noi abbiamo una situazione comunque di una Ehm, comunque, di, di una regione frontaliera e intercetta anche questo numero diciamo, di mm. extracomunitari che si trovano in situazioni di infrazione della legge, ovviamente contigue alla, alla condizione di, eh, di immigrazione, non necessariamente connessi alla clandestinità. E, mh, è una situazione che si è diciamo, ormai cristallizzata nel tempo. Vorrei anche dire che questo non è mai stato. Per tutti gli istituti di pena, perché vorrei anche spezzare una lancia nei confronti, a favore del, dell'amministrazione, non è mai stato un alibi per contenere diciamo, le iniziative, il dinamismo trattamentale. Ogni istituto di pena si è sempre organizzato per quanto possibile, lei accennava prima, la capacità anche di eh, rendere più attento l'intorno mm -hmm. rispetto alle vicende di un istituto di pena. Direi che da questo punto di vista c'è stata anche una certa rivoluzione culturale ultimamente, ogni amministrazione locale finisce per individuare l'Istituto di Pena come un luogo in cui ci sono persone cittadini. Eh, da questo punto di vista diciamo, le attività trattamentali sono sempre state molto intense anche durante i periodi di sovraffollamento. Oggi dovremmo cercare di scordinare in maniera diciamo, più, più intensa, facendo anche delle iniziative che siano anche più efficaci sotto il profilo dell'istruzione, della formazione e mm. dell'avviamento lavorativo. Insomma, un'alta incidenza del, del crimine, però anche forse l'inadeguatezza degli immobili che ospitano le strutture penitenziarie? Io voglio ribaltare il problema, Io voglio... mm, provi a immaginare se eh, in un cinema che ha 350 mm, posti a disposizione eh, si trovano invece 60 persone in più, che cosa succede? Il cinema viene chiuso, cioè mm, che voglio, cosa voglio dire? Voglio dire che poi lì uh, il, la realtà, il mondo del carcere è un po' una realtà nella quale i diritti sono un po' sospesi, sono un po'... Uh, si trovano in una zona grigia, sono come mh, dei figli di un dio minore, perché non hanno uh, quelle, st quelle stesse garanzie che magari ognuno di noi avrebbe all'esterno. E lo dico soprattutto con riferimento ai problemi sanitari, perché il vero, la, la vera preoccupazione che raccogliamo, oltre al problema dell'assenza di... lasciamo perdere gli sforzi che fanno, come si dice, con una fase... Eh, usata tantissimo nelle nozze con i fichi secchi che fanno all'interno del caccio dove fanno i salti mortali per cercare di fare qualcosa di buono con i pochissimi mezzi a loro disposizione però di fatto non ci sono delle attività trattamentali come invece eh, dovrebbero esserci in un paese civile questa è la realtà allora, con riferimento ai problemi sanitari che dicevo prima, eh, eh, anche quello è un aspetto molto preoccupante perché ci sono dei ritardi notevolissimi, certamente non hanno la stessa tempestività che abbiamo noi all'esterno e questo credo che non vada bene anche perché il diritto alla salute poi è un diritto costituzionalmente tutelato che quindi detenuto o non detenuto dovrebbe essere garantito. Sull'emergenza sanitaria dedicheremo un capitolo a parte anche perché c'è stato un sopralluogo proprio nelle settimane scorse del Presidente del Consiglio regionale eh, Lo eh, a cui ha preso parte anche... Anche il dottor Rossi e poi il di direttore dell'ASR. Eh, stessa domanda per lei, dottor Suave. Il, il, sul problema del carcerario, effettivamente eh, grava una un'annosa questione, comunque, di, di edilizia penitenziaria. Basti pensare che l'Istituto Penitenziario Barise risale agli anni venti del secolo scorso, peraltro edificato in una zona che era sostanzialmente rurale fuori della diciamo, cerchia cittadina oggi invece si ritrova al centro di una diciamo centro cittadino vero e proprio e quindi c'è un problema proprio di inadeguatezza degli mm -hmm. spazi eh, perché eh, dovete anche pensare che eh, possiamo adottare tutte le riforme penitenziarie che vogliamo la nostra legge è una delle migliori secondo me a livello europeo però se c'è poi un problema di sostanziale inadeguatezza delle strutture oltre che di carenza di personale, di mezzi, eh, la riforma penitenziaria rischia di rimanere una, diciamo, una eh, mera diciamo, formulazione diciamo, di, eh, teorica, non, non mm. trova poi una sua, un suo riscontro concreto. Quando si parla di funzione rieducativa, eh, eh, certamente si, si, deve, si deve ovviamente fare riferimento anche alla possibilità di attuare un serio trattamento rieducativo in spazi detentivi adeguati. E, quindi, e questo chiaramente però è un problema che uh, compete alla politica a risolvere. Noi come operatori del diritto non possiamo far altro che applicare quelli che sono gli strumenti normativi, basti pensare alle misure alternative che noi come, sia come magistrati che come tribunale di sorveglianza concediamo giornalmente e che sicuramente danno, rappresentano una valvola di sfogo per il sovraffollamento carcerario, perché basti immaginare cosa sarebbe il carcere se non ci fossero le misure alternative. Archiviato il sovraffolamento, ripartiamo da Avvocato Sassanelli, si registrano ancora degli intasamenti con riferimento ad alcuni circuiti, ma la vera emergenza resta quella della sezione femminile, è ancora così? Eh, purtroppo è, è una delle pochissime strutture che ha una sezione femminile. Io le dico anche che uh, quella sezione, eh, lo dico con orgoglio, ha una uh, sala ricevimenti con i familiari mm. che ha un minimo di... No. Uh, cioè, di è un minimo accogliente, lo sa grazie a cosa? Grazie all'intervento esterno anche della Camera Penale, delle, di un'associazione della Camera Penale del Carcere Possibile che l'ha uh, organizzata, ha consentito di dipingere le pareti, di, di arredarla in modo accogliente per i bambini quando vanno a fare eh, colloquio con, con le mamme, cioè sono tutte situazioni che uh, dimostrano come a prescindere dalla nostra volontà di fare anche l'impossibile, poi il problema è naturalmente politico che non fornisce le risorse necessarie per rendere vivibile quella struttura. Quindi anche il problema del carcere femminile è un problema che guardate è, è rilevantissimo perché forse non tutti i telespettatori sanno che um, ci sono in alcuni casi dei bambini detenuti perché le mamme sono detenute. Quindi guardate com'è importante la struttura femminile. Io li ho visti all'interno del carcere dei bambini perché... Naturalmente, sotto una certa soglia d'età, seguono la mamma e quindi sono in, vivono in carcere con la mamma. Si parlava addirittura di mancanza di acqua calda, insomma, eh, il minimo necessario, il minimo sindacale per poter garantire una vita dignitosa all'interno? Eh, sì, questa situazione ha formato oggetto anche di un'ispezione da parte dei magistrati di sorveglianza che hanno la competenza sul, sull'istituto Barese e in taluni casi eh, proprio le, queste carenze strutturali della sezione femminile hanno comportato anche l'accoglimento di alcuni reclami formulati da alcune detenute volte ad ottenere il risarcimento del danno alla luce di quel recente strumento normativo dell'articolo 35 terra mm. che è stato introdotto proprio per dare esecuzione e attuazione a quelli che sono gli input che ci arrivano dalla Corte Europea insomma, dei diritti dell'uomo. È un problema che effettivamente esiste. Eh, va dato atto, comunque, dell'abnegazione degli operatori penitenziari del carcere barese, che a fronte di queste carenze strutturali hanno comunque realizzato anche all'interno della sezione femminile una serie di attività trattamentali che coinvolgono giornalmente le detenute, anche al fine, in qualche modo, di alleviare eh, diciamo, questa condizione di disagio. L'Avvocato Sassanelli scuoteva un po' la testa, non è così, no? no <ride> sul risarcimento, non è che non è sul risarcimento <ride> eh. io sono, credo di essere molto distante dal dottor Soave come opinione, nel senso che ritengo che nella maniera più assoluta da parte della magistratura eh, italiana non si sia fatto un uso adeguato di, quella, eh, di quello strumento normativo. È una mia opinione naturalmente, non sono il depositario della verità, però credo che sarebbe sufficiente analizzare il numero di risarcimenti accordati che credo si conti sulla punta delle dita per comprendere come effettivamente fosse stato fatto un uso un po' troppo eh, restrittivo dell'applicazione di quella norma. Uh, dottor Rossi, l'avvocato Sassanelli parlava di questa zona creata all'interno della sezione Femminile, una sorta di zona neutra per l'incontro con, oh, con sì. i familiari, a questo progetto ha partecipato anche il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, ce ne parlava proprio qualche giorno fa. Sì, sì ma ha partecipato anche il mio ufficio, nel senso che abbiamo comunque concertato delle azioni che qualche volta sono state strutturali, altre volte infrastrutturali, altre volte organizzative. Sì, eh, il problema è sempre lo stesso, mm, eh, a meno che non ci siano, adesso naturalmente ne parlo in, punta di in punto di cultura giuridica, mm -hmm. non necessariamente diciamo, di cultura in senso lato, non necessariamente di diritto positivo, eh, è chiaro che noi dovremmo traguardare una situazione nella quale eh, persone per le quali la pericolosità non è l'elemento eh, predominante mm -hmm. debbano poter essere prese in carico dalle, dai rispettivi territori. Quello a cui faceva riferimento il... L'avvocato Sassanelli è proprio la rappresentazione plastica del sumum ius summa ignuria cioè là in realtà era orientato alla migliore intenzione possibile quella del legislatore di consentire nell'ottica del riconoscimento di alcune questioni psicologiche, vedi per esempio la teoria dell'attaccamento, che un bambino potesse trascorrere nei primi giorni dell'infanzia quanto più tempo possibile con, con la propria madre. Ora, fuori di contesti nel quale la, la madre non sia un, un boss diciamo, pericoloso in, in maniera diciamo, devastante, questo dovrebbe essere una, una di quelle situazioni nella quale il territorio, si dovrebbe, il sistema del welfare dovrebbe prendersi carico della mamma e del bambino, perché per quanto un istituto di pena si possa adeguare alle esigenze di un minore, rimane sempre un istituto di pena. Il sistema e... del welfare però al di là della questione culturale, eh, c'è anche un problema economico. Ma immagino. certamente eh, c'è un problema, problema economico, ma eh. se le valutazioni le facessimo diciamo, a 360 gradi ci renderemmo conto che queste non sono spese inflattive ma sono spese di investimento perché se tu investi ottieni dei risultati, se tu invece spendi in maniera inadeguata allora se, se metti in rapporto la spesa sociale e l'efficacia degli obiettivi della spesa sociale, il rapporto alla spesa giudiziaria che è evidentemente inflattiva e qualche volta fuoriera anche di eh, conseguenze negative perché finiamo, per, abbiamo appena finito di dirlo, per un sistema complesso, eh, oneroso e anche faticoso e anche diciamo che infligge sofferenze, certe volte ulteriori rispetto mm. a quelle che la legge stessa prevede, beh evidentemente stiamo... Ragionando non soltanto in termini di dispendio di energie e di soldi, ma anche di totale inefficacia. Beh, insomma, sono anni che l'Italia forse non investe più sul, sul ah beh, futuro, certo. ma si ragiona solo in emergenza certo, e quindi con un certo. dispendio maggiore di fondi, questo è chiaro. Allora, avete accennato no, alla condanna eh, di Strasburgo nel 2014 per le condizioni inumane all'interno della popolazione carceraria, il governo quindi decide con un decreto carceri di risolvere in qualche modo la situazione, gli effetti di questo decreto sfota carceri. Ma come ho detto poc'anzi, sono state introdotte una serie di misure con una chiara funzione deflettiva. Eh, avevo citato prima la detenzione domiciliare per le pene inferiori a 18 mesi, la liberazione anticipata speciale, ehm, che a mio parere hanno dato insomma, un minimo di valvola di sfogo e l'hanno eh, consentita al, al sistema penitenziario. Eh, oltre a questo vi è anche da aggiungere che c'è un novero di misure alternative eh, che noi come tribunale di sorveglianza concediamo ehm, l'affidamento ai servizi sociali la semilibertà, la detenzione domiciliare eh, che garantiscono eh, la, il precetto costituzionale della funzione riducativa della pena e quindi eh, consentono insomma, un, un minimo di effetto deflettivo della popolazione carceraria eh, si potrebbe fare di più a livello normativo, questo non lo so, quali possano essere gli altri strumenti eh, che, che possano risolvere definitivamente il problema del sovraffollamento. Eh, quello che possiamo fare noi come magistrati, come tribunali di sorveglianza, essere vicini alla popolazione detenuta, lo facciamo diciamo, con i nostri colloqui eh, periodici in istituto. Eh, nel quale ascoltiamo quelle che sono le, le esigenze dei detenuti, eh, lo facciamo giornalmente con il nostro lavoro in ufficio e mh, questo possiamo fare noi come operatori del diritto. Ripeto, mm. poi gli altri problemi eh, devono essere risolti a livello politico. Avvocato Sassanelli si dice che il decreto svuota carcere abbia chiarato più problemi di quanti in realtà ne avrebbe dovuto risolvere perché spesso ritroviamo chi gode, ha goduto la libertà sulla base di questo decreto si è manchiato dei stessi reati per i quali eh, era finito in carcere. Così condivide questa. Allora, io credo analisi. che eh, sia indiscutibile che eh, la esecuzione della pena in misura alternativa, nella forma di misura alternativa, vede percentuali fosse dello 0, di soggetti, ecco, diciamo l'avvocato. Eh, eh, cioè, eh, perché va sfatato questo mito? Mm. Cioè persone che in esecuzione di pena con misure alternative commettono reati sono percentuali dello 0, ora la mm. cifra esatta io non la, non la ricordo in questo momento ma ragioniamo in questi termini. Allora, considerato che comunque il detenuto è un costo per il nostro Paese, teniamolo presente perché adesso non ricordo quale qual è la cifra che va via ogni giorno, per ogni giorno di detenzione per un detenuto, ma è un costo importante. Io vorrei proprio capire qual è la ragione una volta che è stato introdotto il braccialetto elettronico, che mm. ti avvisa se metti il piede fuori dell'uscio di casa, quindi ti dà la garanzia che resta chiuso in quell'ambito. Qual è la ragione per non fare un ricorso massiccio a questa forma di detenzione, che è una forma di detenzione e che consentirebbe di alleggerire maggiormente il, la, la popolazione carceraria che viceversa presenta quei problemi che dicevamo prima. Quindi il discorso credo che culturalmente si debba andare sempre più verso la, la forma della detenzione domiciliare con il braccialetto, che ancora vede talmente c'è un retaggio culturale che vede ancora dei magistrati che pur concedendo il beneficio del braccialetto, degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, subordina la esecuzione della pena alla disponibilità del braccialetto. Il che significa, tradotto, che un cittadino per poter uh, accedere ad una misura uh, meno, meno gravosa, meno gravata, deve attendere per le inadempienze dello Stato, che è un fatto assurdo. Cioè se io merito quel tipo di misura è assurdo che non possa accedervi perché lo Stato non ha lo strumento, perché non ha il numero di braccialetti sufficienti per tutti quanti i detenuti. Questo è un altro fatto che credo che diciamo, debba essere assolutamente risolto. Uh, chiudiamo questa prima parte con il dottor Rossi Il Sappe, eh, il segnatore di polizia penitenziaria, ha polemizzato dicendo che non si può pensare di risolvere il problema del sovraffollamento senza però pensare alla sicurezza dei uh, cittadini. Si non può generare vero. in questo caso un, una sorta di senso di impunità per chi uh, si macchia di reati e poi uh, gode della libertà, quell'analisi di cui parlavo prima, che però uh, con cui voi non siete d'accordo. No, 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 su questo bisogna che ci intendiamo. Io considero eh, la sostenibilità dei diritti dei, degli individui proprio come una questione di civiltà giuridica, cioè mm. noi non salvaguardiamo gli interessi dei detenuti, noi salvaguardiamo i diritti e per giunta i diritti fondamentali di persone che mi ehm, vorrei anche sforzare di, di spiegare dal punto di vista mm. anche linguistico, di persone che non hanno sbagliato. Noi sbagliamo, quelli hanno commesso reati sì. e quindi è bene che vengano puniti. La pretesa punitiva dello Stato è un fatto fondamentale, che va esercitato naturalmente, nella pienezza del riconoscimento dei diritti. Dopodiché, si privano della libertà, bene, non, ci vogliono, non, non, non vengono contemplati elementi ulteriormente afflittivi. Uh -huh. E semmai cerchiamo di ragionare in termini di progresso giuridico nell'esecuzione, nella, nella disciplina, dell'esecuzione della pena, con riferimento a misure, a, no più che misure, perché non vorrei mutuare i linguaggi. Diciamo esistenti, proprio a um, forme. Eh, forme alternative mm -hmm. alla privazione della libertà in carcere mm -hmm. e cercare di vedere se per caso anche questo non possa essere un campo applicativo del progresso tec tecnico o tecnologico, in alcuni casi con i braccialetti erano quello a cui si, si riferiva eh, mm -hmm. l'avvocato Sassanelli. Tutto qui, ma che una persona debba essere punita per quello che ha commesso, io sostanzialmente registro e concludo una grandissima consapevolezza di cittadinanza mm -hmm. da parte della popolazione detenuta. Che Quasi mai viene a inoltrare richieste inaccettabili o irricevibili. Sono tutte questioni riguardanti la territorialità, la salute, sì. l'affettività, tutte cose che se qualcuno di noi dovesse finire in galera rivendicherebbe per sé. Certo. Allora andiamo in pausa pubblicitaria. Al rientro eh, vi proporremo l'intervista alla direttrice del carcere Lidia De Leonardi, se poi continuiamo a parlare di altri temi. A tra poco. E eccoci ancora qui in diretta, allora eh, vi, riproponiamo, vi proponiamo un'intervista alla direttrice del carcere Lidia De Leonardi se poi eh, commenteremo vari spunti che provengono da questa intervista nel nostro studio. Intervista di Cristina Ferrini. Direttore partiamo dalla stretta attualità nel carcere di Bari, sembra superata l'emergenza sovraffollamento però c'è un'altra emergenza e che è quella della sanità penitenziaria, cioè l'obiettivo sarebbe garantire un'efficace assistenza all'interno dell'area carceraria ai detenuti, tutelando allo stesso tempo la sicurezza dei cittadini e degli operatori di polizia penitenziaria. È Importante eh, sottolineare come la Torre non sia soltanto problema sovraffollamento, o meglio le problematiche carcerarie non sono solo questo aspetto, ma bensì tante altre. Certamente quello dell'assistenza sanitaria che il più possibile deve essere prestata all'altezza di quella prestata a ciascun cittadino all'interno possibilmente della struttura carceraria o quantomeno avvalendosi diciamo anche di quelle che sono un po' le strutture esterne possibilmente con delle sezioni attrezzate che è un po' anche il caso di Bari. Da anni si parla di inadeguatezza della struttura penitenziaria nel capoluogo pugliese riuscite a garantire una convivenza pacifica tra i clan, sappiamo dell'ultimo episodio della rissa scoppiata all'interno del cortile durante la cosiddetta ora d'aria? È antico, è una struttura tutto sommato anche molto valida sotto un profilo architettonico. Nasce come struttura all'inizio del 1900 al di fuori dell'abitato urbano. Ovviamente questo comporta già di per sé un venir meno di quelle che sono le minime esigenze di sicurezza. Ad aggravare questo aspetto c'è il discorso di una convivenza tra tipologie differenti di detenuti, due sezioni alta sicurezza, due media sicurezza, il femminile e come dicevo il SAI. Quali sono le sezioni più critiche? Si parlava della sezione femminile. Bene, sì, la situazione della sezione femminile è assolutamente al, diciamo, al di fuori, al di là di quelli che sono i parametri della Torreggiani. Tant'è vero che io per prima all'inizio del mio mandato e ripetutamente ho denunciato questa situazione. Devo dire però con orgoglio che proprio di pochi giorni la notizia che verrà messa in ristrutturazione. Quali interventi servirebbero per migliorare il carcere del capoluogo? Sarò sincera, un carcere nuovo. Insomma, un'intervista che fa sintesi almeno in gran parte di quanto abbiamo affrontato uh, fino ad ora. C'è l'emergenza uh, sanitaria. Io partirei dal uh, dottor Rossi Garante dei diritti dei uh, detenuti perché uh, ha effettuato una visita all'interno del carcere di Bari due settimane fa, se non ricordo male, insieme al direttore generale dell'ASL, Vittorio Montanaro, al presidente del Consiglio regionale. Ora... Um, e le patologie psichiatriche e la tossicodipendenza sono quelle più frequenti nella popolazione eh, carceraria e dopo questa visita eh, fa seguito l'impegno di garantire servizi per evitare i ricoveri esterni e garantire l'assistenza ai reclusi. Questa è la promessa, no? Un investimento sul futuro. Sì, <ride> Dai, prima. sì. Eh, intanto mi consenta una piccola correzione. Sì. Eh, non è che facevo una visita. Io Entro ed esco continuamente per, per via no, dei miei compiti di istituto. Sì, sì no, accompagnavo in <ride> sì, una visita sì, sì. il presidente Loizzo eh, che si era fatto parte dirigente per diciamo, richiamare invece in visita, eh, sì, in visita istituzionale, ma soprattutto per richiamare insomma, anche l'attenzione del, del sistema sanitario locale nella persona del direttore generale dell'ASL di mm. Bari. Abbiamo eh, convenuto che il centro diagnostico terapeutico, oggi, sai, che, diventa, che comunque resta un luogo di eccellenza per lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche per quelle terapeutiche, anche se poi arrivano a un certo punto e si devono fermare. Eh, abbiamo diciamo, concordato rispetto al fatto di eh, implementare alcune eh, infrastrutture diagnostiche, cercare di migliorare anche diciamo, l'apparato la, 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 delle, delle risorse professionali, sia dal punto di vista di una regolamentazione. Ma qua non vorrei esulare dal discorso anche mm. con riferimento ai profili contrattuali, ma soprattutto alle collaborazioni. Ma soprattutto per vedere se si può implementare il servizio in termini di maggiori presenze di prestazioni. Vedete, la questione della sanità in carcere non ha a che fare soltanto con la cura basilare o soltanto con un concetto di allineamento della prestazione sanitaria eh, nei confronti della cittadinanza rispetto alla popolazione detenuta. È che quando uno è in carcere eh, molti problemi rischiano di cronicizzarsi mm. e quindi c'è bisogno di qualche cosa di più. Per esempio il fatto di dover adottare sempre delle corsie preferenziali perché le attese non siano eh, estenuanti e perché uno che è già è stato preso in carico dal sistema sanitario, poi magari oggetto di un trasferimento per motivi di questo, genere, di, di questo tipo, debba riprendere tutto da capo. Faccio riferimento, per esempio, e concludo, all'adozione di questa benedetta. Cartella clinica elettronica, non è che ciascun detenuto è in grado, ce ne sono alcuni che sono preparatissimi anche dal punto di vista proprio diciamo, della propria anamnesi personale, ma ce ne sono alcuni che non sono attrezzati adeguatamente. E allora anche lì è una questione di costi, perché se la presa in carico di un altro istituto di pene, di un'altra quota diciamo, del sistema sanitario territoriale, deve riprendere la diagnostica tutto da capo, stiamo anche buttando soldi. Se invece ci fosse la possibilità di conservare il dato e di trasmetterlo, seguendo la vicenda del, del detenuto, probabilmente siamo più efficaci rispetto al suo diritto di soldi, ma anche più efficiente rispetto alla spesa sanitaria. Anche perché, eh, dottor Save, queste patologie rischiano di creare ulteriori disordini rispetto a quelle che già eh, si verificano in carcere, perché si parla di un evento critico al giorno tra episodi di autolesionismo, sciopero della fame, suicidi e tentativi di suicidio. Insomma, la cronaca ci consegna a casi di questo genere. Effettivamente, il problema della tutela della salute del detenuto è un problema molto sensibile. La recente riforma della sanità penitenziaria che ha demandato alle ASL la competenza sulla tutela della salute del, del detenuto eh, nasceva anche da un'esigenza di equiparare i livelli assistenziali dei detenuti eh, ristretti nell'istituto penitenziario a quella dei cittadini liberi. Però devo dire sulla base della mia esperienza personale presso il carcere di Bari che secondo me c'è un equivoco di fondo. Cioè nel senso che il detenuto, cioè il cittadino libero, ha certamente la libertà di scegliere dove andarsi a curare. Evidentemente per il soggetto detenuto non esiste una libertà di scelta della struttura sanitaria terapeutica, nel senso che questa è condizionata all'istituto di assegnazione e spesso questo crea molte problematiche eh, all'interno dell'istituto penitenziario perché spesse volte il detenuto ritiene che non, di non ricevere eh, cure adeguate alla sua patologia in molti casi rifiuta di sottoporsi ad esempio a interventi eh, chirurgici che gli vengono proposti perché rivendica un sorta di, una sorta di diritto di autodeterminarsi e quindi di scegliere elettivamente quindi, la struttura dove eh, andarsi a curare. Ora, queste sono, ho fatto alcuni esempi di alcune problematiche di gestione eh, della problematica sanitaria nell'ambito penitenziario, noi come magistrati e come tribunali di sorveglianza cerchiamo di essere sensibili. Sono numerose e giornaliere le segnalazioni da parte del carcere delle eh, situazioni sanitarie critiche. Eh, laddove effettivamente ravvisiamo che ci possa essere un problema di incompatibilità col carcere perché valutiamo che il detenuto non riceva cure adeguate in mm -hmm. concreto, lì possiamo intervenire con strumenti anche urgenti, eh, disponendo ad esempio una detenzione domiciliare, quindi eh, scarcerando il detenuto e consentendogli quindi di ricevere quindi in ambito esterno il, le cure di cui eh, necessita. Avvocato Sassanelli, questa è stata un po' anche una delle battaglie della Cana Penale. No? C'è bisogno che ricordiamo che solo qualche giorno fa c'è stato un altro suicidio mm. nel carcere di Bari? Sì. Ce lo dobbiamo dire, quindi non giriamo intorno al problema: il problema è reale. Il dottor Soave ha fatto riferimento anche ad alcuni problemi, e io dico sempre che sono figli di un dio minore. Perché? Ha parlato della libertà di scelta, ma se uno di noi deve sottoporsi ad un uh, intervento particolarmente invasivo che richiede diciamo, anche un rapporto fiduciario con il sanitario che deve intervenire, ti deve mettere mani e rispetto al quale è in gioco anche la tua esistenza. Che facciamo noi? Andiamo dal primo che ci capita da do, dove andiamo? o raccogliamo delle informazioni se possiamo, cerchiamo di andare da quello più bravo, da quello che ci dà più fiducia, che ci ispira più fiducia. Per il detenuto tutto questo non è possibile perché secondo quella che è la logica del sistema, siccome le risorse per fare poi il piantonamento del detenuto durante il trattamento sanitario sono assolutamente ridotte, limitate, non in grado di assicurare questo tipo di piantonamenti, tu sei figlio di un dio minore e andrai dove, dove capiterà sotto la prima persona che capiterà anche se non sai... Uh, il no, non conosci neanche il nome del uh, chirurgo che dovrà metterti in mani perché sei un detenuto. Questo io trovo che sia un fatto assolutamente eh, ingiusto perché come ognuno di noi uh, raccoglie informazioni e cerca di farsi mettere in mani da persone di cui si fida, credo che sempre in, in ossequio a quello che è il diritto alla salute che è un... Mm. Diritto costituzionalmente tutelato anche per il detenuto laddove lo richieda, laddove ci siano i presupposti, credo che dovrebbe essere consentito anche a lui. L'emergenza sanitaria ha degli effetti ovviamente anche sulla polizia penitenziaria, lo denuncia proprio il sindacato perché spesso la polizia penitenziaria viene lasciata sola ad affrontare anche casi patologici, insomma come eh, la tossicodipendenza e patologie psichiatriche di cui parlavamo prima. Andiamo a sentire l'intervista a Federico Pilagatti, eh, segretario nazionale del, del SAP e poi torniamo in studio. Non so se siamo in grado di mandare e trasmettere l'intervista al segretario nazionale del SAP, Federico Pilagatti, di Cristina Ferrigni. Segretario, siamo davanti al carcere di Bari, qual è la situazione attuale del penitenziario? Guardi, la situazione del penitenziario in questo momento è drammatica, soprattutto per la carenza di personale. A oggi mancano più di 50 persone, ma il problema è anche che il personale, poiché da anni non c'è ricambio, il personale ha anche un'età che media di oltre 50 anni e questo è molto, è molto, molto preoccupante peraltro anche con la popolazione detenuta che in questo momento vede nell'istituto Tutta una serie di appartenenti a clan rivali che eh, chiaramente hanno bisogno di essere, di essere controllati in maniera adeguata. Quindi questi sono soltanto alcuni dei problemi. Lei diceva la vera emergenza resta la sicurezza. Poche settimane fa una rissa violenta tra eh, detenuti di clan mafiosi durante la cosiddetta ora d'aria. A questo punto ci chiediamo il carcere di Bari è un carcere sicuro? Guardi. Mh... Sicuro direi proprio di no, uh, purtroppo perché per avere la sicurezza bisogna investire in, uh, in uomini e tecnologia, purtroppo la sala regia che ci permetterebbe di poter avere una maggiore sicurezza del carcere al, dalla parte esterna non è ancora funzionante, questo è molto grave nonostante siano stati spesi milioni di euro. Però... Qualche giorno fa in una di queste celle un giovane detenuto extracomunitario ha tentato anche di appiccare un incendio bruciando il materasso. È un altro atto grave. Sì, è un atto altro grave e dobbiamo ringraziare gli eroi del carcere di Bari che sono i colleghi che nonostante le grandissime difficoltà dovuto al buio, dovuto alla carenza, sono riusciti a... Ehm, a fare il meglio affinché la situazione non degenerasse. Insomma, diminuisce il numero dei detenuti e aumenta quello dei reati, in due anni sarebbero addirittura raddoppiati. Sì, questa purtroppo è, la, è, è, una mara, è una mara verità. Peraltro purtroppo su Bari stiamo assistendo a una recrudescenza della criminalità che purtroppo si riverbera negativamente anche sul carcere. Allora, eh, Cristina Ferrini ha citato nella sua intervista tra gli episodi di Cronaca un detenuto che ha tentato di dare fuoco al materasso due settimane fa il suicidio di cui eh, ha parlato già l'avvocato Sassanelli, una rissa tra eh, clan rivali, su questo la Camera Penale è intervenuta dicendo che in questo modo non si assolve neanche quella funzione rieducativa della pena no, per le condizioni in cui si trova il carcere ah, i Problemi, cioè il carcere dobbiamo intenderci se come sempre quello che si dice deve essere una università del crimine uh -huh. o deve essere invece un luogo dove poter uh, far scontare una pena, quindi quella esigenza punitiva dello Stato a cui faceva riferimento opportunamente il dottor Rossi, che nessuno mette in, in discussione. Certo. Su questo dobbiamo essere chiari però d'altro canto anche eh, avere quella finalità rieducativa che ti consenta poi di evitare che una volta terminato di scontare la pena il detenuto torni a delinquere. Tutto qui. Se viceversa noi trasformiamo invece gli istituti penitenziari in delle bolge infernali, dove naturalmente eh, si instaurano determinati Uh, determinate prassi che sicuramente tutto fanno tranne che recuperare il detenuto che sta scontando una pena anzi lo spingono magari verso determinati modelli di vita è chiaro che poi al, nel momento in cui arriva, perché prima o poi arriva il fine pena del detenuto poi quello lì tornerà a delinquere allora è, è, è un problema anche come dicevano loro io quelli, gli agenti di polizia penitenziaria li chiamo, chiamo li definisco l'altra la, parte metà dei detenuti, mm, certo. perché anche loro vivono una condizione eh, surreale eh, sul loro posto di lavoro. Però riflettono quella che è la condizione generale, nel senso che m, persone, agenti di polizia penitenziaria, come i cancellieri, come, vanno in pensione e non sono sostituiti con nuove assunzioni, quindi si alza il livello medio dell'età dell'agente dell di polizia penitenziaria, come quello che avviene da, peraltro nelle, nelle cancellerie nei palazzi di giustizia e non vengono sostituiti, il numero si riduce sempre di più, il servizio ovviamente è sempre più scadente. Dottor Suave, eh, lo sportello della mediazione penale che è stato introdotto a Bari con una forma più evoluta della giustizia riparativa sta avendo, sta, si sta rivelando un sistema efficace proprio per riabilitare gli autori eh, dei reati nella società? Il discorso della mediazione penale è un po' particolare perché richiede anche che vi sia una collaborazione da parte della vittima del reato, cioè un desiderio da parte della vittima in qualche modo di incontrare l'autore del reato e di, insomma, di, di chiarire anche gli aspetti del, diciamo, del, che hanno portato alla, alla commissione del reato. E, mh, ci sono stati alcuni casi in cui presso l'istituto barese si è tentato la via della mediazione eh, penale e dal punto di vista del reinserimento indubbiamente ehm, favorisce un percorso di risocializzazione del detenuto eh, è un ponte diciamo, tra, del, verso diciamo, l'esterno però que ripeto questo richiede anche la collaborazione, che vi sia la collaborazione della vittima del reato altrimenti è un percorso che non può essere imposto se ovviamente la, la vittima non vuole, eh, diciamo, non desidera quindi avere contatto con chi ha determinato, chi ha provocato eh, l'episodio criminoso. Dottor Rossi, una strada è molto evoluta, però immagino anche molto difficile da percorrere, questa. Quella della mediazione? Mm. Beh, mh, ci sono degli studi mh, particolarmente interessanti, anche molto suggestivi. Eh, per esempio rispetto all'agevolazione di questi percorsi di condivisione di ripristino diciamo, della comunicazione eh, si definiscono così che non necessariamente diciamo, vanno verso la conciliazione si parla anche della scelta di individuare anche vittime cosiddette specifiche cioè non necessariamente la vittima di quell'autore di reato ma la vittima di un reato del tipo di quello che ha commesso eh, l'autore certo eh, diventa un buon viatico per eh, diciamo, appunto, anticipare la soglia del, dell'inserimento, direi che non è una risposta estremamente efficace per, tutti, per tutte le, le questioni. È uno strumento in più. Da questo punto di vista, registro un forte mh, interesse del pensiero giuridico, del cosiddetto degliure condendo, di tutto quello che insomma, si sta mettendo a disposizione per migliorare. Io mh, credo che ha ragione eh, l'Avvocato Sassanelli. L'agenda ce la siamo fatta dettare dall'Unione dal, dall Europea e dalla Corte dei diritti dell'uomo. Eh, insomma per l'eterogenesi dei fini direi che insomma, non è stato così male, perché oggi si concentra una serie di attenzioni delle scienze giuridiche, delle scienze sociali, ehm, anche di uno strumentario culturale eh, diverso e anche devo dire di un'attenzione da parte eh, appunto, come dicevo prima, del, degli enti locali, delle comunità territoriali, sempre in una pervasiva situazione strutturale insomma, di, di, di scarsa disponibilità. Economica, però, in un contesto nel quale vengono interpellate anche le imprese nel territorio e eh, anche i soggetti privati, eh, insomma, eh, io registro un'attenzione diversa che potrebbe essere foriera di interventi più fantasiosi, che possono mettere nelle condizioni gli istituti di pena di interloquire come comunità col, mm -hmm. suo, col loro intorno. Vedete, eh, la circostanza per cui. Il carcere di Bari in un istituto, in una struttura storica, finisce poi per l'evoluzione urbanistica per cadere nel centro cittadino, certamente fa cazzotti con le esigenze primarie di sicurezza, però mette nelle condizioni. L'intera collettività di prendere maggiore contezza Coscienza del fatto che esista sì. là una comunità di persone. E penso anche l'amministrazione locale di vivere quel contesto come un contesto quasi alla pari di una sorta di circoscrizione municipale, uh -huh. di piccolo municipio, perché ci sono delle persone. Faccio un esempio uh, per tutti. Abbiamo sperimentato tempo fa un sistema anche di raccolta differenziata, Beh, quella mm. comunità per evidenti motivi era in grado di sviluppare una percentuale ben superiore mm. rispetto a quello che riusciva a fare il resto della città, cioè si erano attestati al 75-80%. Ci sono altre esperienze straordinarie come quella lucera che stiamo facendo per il ripristino degli, degli ausili, ci sono delle carrozzine che normalmente vengono buttate perché gli manca un bullone, abbiamo messo in piedi un impianto di restauro e di rimessa a disposizione di questo enorme patrimonio. Immaginate tutte queste cose se messe a sistema come possono far rileggere il sistema penitenziario come persone che possono essere anche una risorsa per la comunità, non soltanto un costo. Ultimo giro prima della chiusura, dottor Suave, eh, quanto la, mh, la posizione, l'ubicazione del carcere proprio all'interno del centro di città lo fa diventare più permeabile quanto queste criticità in, intervengano sulla, eh, sul sistema proprio di sicurezza del carcere perché abbiamo letto di eh, droga che entra senza indugio all'interno del carcere, di clan criminali che continuano a dettare legge dall'interno dell'istituto penitenziario. Indubbiamente un problema di ubicazione del carcere, come ho detto prima, è un carcere che originariamente non doveva essere, non nasceva nell'ottica nell di essere collocato all'interno di un centro cittadino, oggi lo è e la presenza di un agglomerato urbano circostante effettivamente pone dei problemi di sicurezza. E c'è un secondo problema di carenza, secondo me, di, di personale. Mm personale penitenziario sia in termini di volontari, di educatori eh, ma soprattutto del corpo della polizia penitenziaria non consente evidentemente all'interno del carcere di mantenere un adeguato livello di controllo. Avvocato Sassanelli? Io dico una cosa, ma è possibile che nessuno si rende conto che quel carcere si trova in una zona che è edificabile? Mm. Io credo che a qualunque imprenditore si facesse un'offerta di una permuta, io ti do questo, questa costruzione, questo terreno, tu potrai costruire e mi realizzi un carcere nuovo, quindi all'avanguardia con tutti i servizi, tutto quanto, in una zona naturalmente. Un'ipotesi che sarà anche affacciata qualche tempo. Eh, fa. Ma nessuna ha mai praticata, perché basta collocarlo in una zona meno appetibile dal punto di vista... Della lottizzazione e quindi chiaramente nasce l'utile per l'imprenditore. Per quale ragione noi dobbiamo stare in una struttura vecchia, stravecchia, inadeguata, ripeto, con zone per la socializzazione dove si dovrebbe fare la partita a pallone con le colonne in mezzo, cioè cose che sono, bisogna vederle per poter. Io non, non voglio ricordare quello che ho visto durante l'ispezione dove c'era la fase del sovraffollamento per la verità, però c'era un nel letto a Castello. Quello al quarto piano che era a non più di 50 centimetri dal soffitto. Questo l'ho visto con gli occhi miei, quindi non è una cosa che mi hanno riferito. E allora dico: è possibile, ci vuole tanto per assumere un'iniziativa di questo tipo? Però poi penso. Guarda il palazzo di giustizia che abbiamo noi, il tribunale eh, penale che ci abbiamo, quindi figuriamoci cosa possiamo aspettare. Allora, dottor Rossi, il compito è di chiudere con un messaggio positivo, nel senso che il carcere comunque è lì. Adesso ce l'abbiamo lì, il messaggio positivo è che non, non sia una realtà parallela, cioè una realtà che guardiamo negli occhi ogni giorno e forse questo significa anche che per una società non riabilitare eh, i propri detenuti è una sconfitta. Sì, io adesso non vorrei sembrare troppo disattrezzato diciamo, di pragmatismo e troppo romantico, però obiettivamente un istituto come quello di Bari ha la necessità di eh, proteggersi dall'esterno, dalle incursioni ester esterne diciamo, di, di, di malavitosi, di malavita organizzata. Ha la necessità di aprirsi alle... Eh, agli interventi declinati nel sistema penitenziario come platea di soggetti eh, a rischio di dis già disagiati a rischio di eh, ulteriori sofferenze e deve essere al centro dell'agenda cittadina come qualunque altro luogo di concentrazione di, di residenza. Poi noi speriamo di vedere un giorno la possibilità che in quell'istituto di pena o in altri, ma più adeguati dal punto di vista degli spazi, logistico-organizzativi, ci siano sempre di più e sempre soltanto persone da cui ci dobbiamo proteggere. Ce ne sono altre che sono veramente dei poveracci. E allora, stop, non mi resta che ringraziare il dottor Matteo Ciave, magistrato di sorveglianza, grazie per essere stato grazie con noi, grazie anche all'avvocato Gaetano pre Sassanelli, presidente della Camera Penale, grazie anche al dottor Pietro Rossi, garante dei diritti dei detenuti, non mi resta che ringraziare invece la parte tecnica, non lo facciamo mai, però loro ci permettono di realizzare queste dirette, il capo della regia Federico Semplice, in regia ringrazio anche Giuseppe Mondelli, Michele Acquaviva, Massimo Quercia per le riprese all'interno, per le riprese in esterna Cristina Ferrigni e Paolo Gentile. Ho ringraziato tutti, grazie soprattutto a voi per averci eh, seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.